Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare assieme del Shimano Durace 12 rapporti. Non è ancora uscito nel mercato, ma delle indiscrezioni direttamente dal profilo di Remco Evenepoel ci fanno vedere che questo è il prototipo del nuovo Shimano Durace. Ovviamente, se andiamo a vedere nel sito della Shimano, se andiamo un attimo a sbirciare un po' nel web, non troviamo niente. Infatti questo è stato dato in test, sicuramente è un prototipo, a Remco e penso anche a altri corridori del suo livello che utilizzano Shimano, ma Remco, per far vedere che sta andando in bici in questo momento, non si è accorto, ma ha fatto vedere qualcosa che forse non potrebbe neanche far vedere lui. Difatti notiamo bene che in questo Shimano Durace c'ha una batteria sopra il deragliatore e ha una batteria dietro sopra il cambio. Infatti, se andiamo a vedere la versione che si utilizza tuttora ad 11 rapporti, è un po' diversa, è molto simile allo SRAM Red ETAP. Infatti, si pensa che molto probabilmente sia stata introdotta la tecnologia di SRAM, cioè delle batterie al di sopra del cambio ricaricabili. E se andiamo a contare i rapporti che ci sono nella ruota di Remco, siamo a 12 rapporti. Quindi anche Shimano adesso, più avanti, quando sarà lanciato questo cambio, avrà anche lei il 12 rapporti. Purtroppo non sappiamo niente sull'evoluzione di questo cambio, ma Remco per sbaglio ci ha fatto vedere questa grandissima indiscrezione, che sicuramente sarà lanciata nel mercato nella prossima stagione. Non si sa ancora se inizio anno o a fine anno, ma sappiamo bene che adesso comprarsi un Durace 11 rapporti, se rivendiamo la bici il prossimo anno, sicuramente sarà svalutata. Quindi occhio chi magari sta pensando questa cosa, perché si sa che un cambio poi diventa vecchio e quindi si svaluta molto. E da qui, e andando un attimo in giro nel web, si pensa che Shimano ha fatto dei brevetti nuovi, se non sbaglio una trentina, e uno di questi è mettere una batteria all'interno del manettino del cambio. E si pensa all'interno della leva, una cosa molto simile a una batteria di un orologio. E queste sono solo indiscrezioni, piccola parentesi. Ma la cosa che molto probabilmente siamo sicuri sono le batterie al di sopra dei deragliatori, perché è nella BC Remco, anche se è un prototipo, quindi non si sa se verrà commercializzato così o sarà cambiato, ma molto probabilmente abbiamo un 90% di probabilità che sarà così. E non si sa quando, ma sicuramente lo vedremo nella prossima stagione. Ricordo che Remco, già nel giro di Polonia, utilizzava una Specialized Tarmac SL7 che poi è uscita a settembre, più o meno quando è stato fatto il tour Stoa. Gli è stato dato adesso, ovviamente, come prototipo, essendo uno dei migliori corridori che utilizza Shimano, il nuovo Shimano Durace. Come design delle leve, come design della pedivella, non si sa ancora niente. Però già è un passo in avanti sapere che ci saranno 12 rapporti e che una buon 90% di probabilità non ci sarà più un cambio cablato all'interno, ma ci sarà un cambio con delle batterie esterne. Quindi anche da montare sarà molto semplice, perché non ci sono cavi che vanno all'interno del telaio, ci saranno solo quelli del freno. E spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa indiscrezione sia stata interessante per voi e ti chiedo di iscriverti al canale, non ti costa niente, è gratuito e io ti saluto e ci vediamo alla prossima.